Grazie Presidente. Io prima di entrare nel merito della delibera, poi penso che lo faremo successivamente anche trattando i singoli emendamenti, vorrei fare una premessa che è più di carattere generale. L'abbiamo fatto tante volte, forse ogni volta che ci troviamo qui a discutere un bilancio previsionale. E faccio una prima affermazione che può sembrare forte, ma penso che tutti noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, e cioè che io penso che l'intero sistema degli enti locali sia oggettivamente sotto attacco. E questo scontro tra centro e periferia, che è iniziato in realtà non solo da questo governo, ma si è protratto in vario modo da anni, continui tagli a trasferimenti e vincoli di bilancio sempre più stringenti. Le parole austerità e revisione della spesa, che poi in realtà è un modo simpatico, particolarmente antipatico dal mio punto di vista, per parlare di tagli, perché poi di questo stiamo parlando, sono ormai all'ordine del giorno e da anni continuiamo a affrontare sempre la stessa discussione. Il patto di stabilità è l'arma imprescindibile dal quale nessun singolo comune può scampare, e noi ne sappiamo qualcosa, visto quanto accaduto qualche anno fa. Non è stato, dal mio punto di vista, attuato alcun sistema virtuoso della finanza locale, alcun sistema che fissi dei parametri e che lasci veramente ai comuni la responsabilità di fronte ai propri cittadini di decidere quanto tassare e come spendere. Noi, come altre città d'Italia, devo dire, e qui lo dico onestamente, siamo stati costretti ad alzare le tasse locali e diminuire le spese. E qui però bisogna dirlo che abbiamo diminuito i servizi e abbiamo diminuito le spese, riducendo anche i servizi essenziali per rispondere al volere dei governi che si sono succeduti, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra. Tutte le maggioranze che ci sono state in questi decenni non hanno mai realmente fatto crescere gli enti locali come veri soggetti politici, concependo la fiscalità locale, in particolare quella sugli immobili, non come un sistema maturo di finanziamento delle priorità politiche di ciascuna comunità locale, ma come un bancomat, successo anche questo l'anno scorso, a quale attingere costantemente. I trasferimenti dello Stato, diretti o indiretti, e i vincoli imposti sulla fiscalità locale costituiscono ancora un guinzaglio che consente al governo di usarci come gabellieri dei cittadini e ci impone di essere in prima linea, lo siamo tutti, maggioranza o opposizione, a spiegare le ragioni della riduzione di molti servizi essenziali. E qui mi rivolgo al Sindaco. Lei, in quanto Presidente ANCI, avrebbe dovuto, dal mio punto di vista, combattere per opporsi all'ennesimo taglio dei trasferimenti, per modificare il rapporto tra centro e periferia, tra uno Stato che considera gli enti locali alla stregua di soggetti responsabili da usare semplicemente per far quadrare i conti. Servirebbe, signor Sindaco, e dico servirebbe perché non penso che lei l'abbia fatto, una vera battaglia. E lo dico perché, guardi, io ci ho anche creduto, ma quando ho visto le sue dichiarazioni in seguito a quanto è accaduto l'ultimo incontro che c'è stato, in cui sembrava quasi soddisfatto di un'attesa fino a settembre, beh, mi sono cadute le braccia, signor Sindaco. Forse perché auspico che ci sia un PD da una parte che governa e che lotta con un altro PD che governa Roma. Forse la mia è un'illusione, però mi auguro, signor Sindaco, che non siano solo parole e che la sua risposta come Presidente ANCI, che in qualche modo dovrebbe tutelare tutti gli enti locali, non sia una semplice attesa rispetto a settembre. Perché? Limitiamoci a quanto proposto il governo in carica. La legge di stabilità dello scorso dicembre ha applicato un taglio netto di risorse ai comuni, province e città metropolitane, per la cifra mostruosa di circa 14 miliardi di euro da qui al 2019. Contando anche le regioni si arriva a più del doppio, se non erro, poi magari lei sindaco sa meglio di me i numeri, mi potrà correggere, 30 miliardi in 5 anni. Queste cifre sono confermate nel DEF di questi giorni, senza contare che le stime del governo sul PIL sono a dir poco, dal mio punto di vista, ottimista. Nella realtà molto probabilmente ci saranno nelle prossime leggi di stabilità nuove tasse locali o nuovi tagli per scongiurare le ormai celebri clausole di salvaguardia. A questi tagli poi si vanno ad aggiungere il riordino del sistema contabile, ce ne ha parlato l'assessore Passoni in commissione più volte, e i tagli ai trasferimenti che la Regione Piemonte ha deciso, oppure immagino affronterà a breve. Il combinato disposto di questi tre fattori potrebbe essere devastante, e utilizzo la parola devastante perché, quanto diceva anche il consigliere Greco Lucchina, è vero, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle discutendo la delibera, devastante per la nostra città. Vi ricordate cosa accadde lo scorso anno? Ci sembrò drammatico, tutti ricorderete la discussione in quest'aula degli emendamenti, far fronte al taglio dell'ultimo minuto al nostro bilancio e votammo emendamenti per risparmi di poche migliaia di euro ciascuno, raschiammo veramente il fondo del barile e la situazione era drammatica. Ora mi chiedo, che situazione siamo adesso che ci troviamo, almeno così abbiamo letto da fonti giornalistiche, a affrontare tagli che si aggirano intorno ai 160 milioni di euro, che sono più del 10% della nostra spesa corrente? Le richieste che ogni giorno gli uffici del Comune ricevono per l'assistenza, il welfare, l'istruzione e i numerosi altri servizi sono sempre più pressanti. Le esigenze della cittadinanza che si trova ad affrontare ancora gli effetti della crisi sono sempre più onerose per le nostre casse. Dinanzi a tutto ciò, noi come consiglieri, maggioranza e opposizione che siamo, dal mio punto di vista dobbiamo avere chiari due principi.
Nemmeno un centesimo deve essere sprecato e ogni centesimo che abbiamo deve essere usato prioritariamente per i servizi essenziali, quali il welfare, l'assistenza e l'istruzione, rimandando ogni altra cosa a quando avremo piena contezza delle risorse disponibili. La delibera che ci viene presentata, credo, traduca effettivamente questa prudenza in atto amministrativo e mi sento di condividere questo spirito appieno. Ovviamente non posso che prendere atto del 70% come tetto massimo, perché non sta a noi evidentemente andare a analizzare i calcoli. Ne prendo atto e immagino che sia per autotutela e quindi condivido questo spirito. Condivido anche lo spirito con cui è nata questa delibera che ci porta oggi a dibattere in questo Consiglio, cioè di chiedere a noi come Consiglio Comunale di esprimere quali sono le priorità a fronte di un taglio che sarà certo. Allo stesso tempo però, come ho detto in Commissione, per le ragioni dei principi che ho esposto prima, per la situazione drammatica in cui siamo e mi rendo conto di esserci, pur essendo consigliere di opposizione, non posso condividere un passaggio di questo atto. Questa delibera ci chiede a noi Consiglio Comunale di dare l'indicazione politica di includere in quel 70% delle spese che lo scorso anno non c'erano. E dal mio punto di vista queste non sono spese essenziali. Non sono spese, scusate se banalizzo, per la carta igienica nelle scuole, per i buoni taxi per i disabili, per dare servizi agli anziani, per tenere aperte le scuole e garantire un servizio estivo. No, queste non sono questo genere di spese. Qui stiamo autorizzando, in quelle famose tre righe della delibera, da un lato di tagliare questi servizi del 30%, perché cari colleghi sappiamo già che quel 30% non ci sarà, non tornerà più, penso che sia chiaro a tutti. Però dall'altro ci state chiedendo, o meno, ci stiamo discutendo se autorizzare oppure no, appunto, delle spese per eventi che, una volta passati, mi spiace, non lasceranno nulla, o meglio, non permetteranno alla città, probabilmente, di garantire dei servizi invece che sono essenziali. E anticipo un argomento, so bene che non sono 5 milioni di euro, probabilmente l'ammontare di cui stiamo parlando, che salverà il bilancio. Però, ricordando anche quanto è avvenuto l'anno scorso, in cui ricordo benissimo che abbiamo votato emendamenti da 1000 euro, penso che anche questi 5 milioni di euro siano importanti, e su questi si debba discutere, e questo Consiglio abbia innanzitutto la responsabilità, visto che ci è data in occasione di questa delibera che è stata condivisa appunto in Commissione e adesso ci apprestiamo a votare, a definire quali sono le nostre priorità. Noi con questa delibera stiamo autorizzando la Giunta a spendere 700.000 euro per organizzare degli eventi, ad esempio al Padiglione Italia, di Expo, per promuovere il Barolo e il cacao. Stiamo autorizzando con questa delibera a spendere 2 milioni e mezzo di euro per Torino Capitale Euro dello Sport, quando l'intero bilancio della divisione per gestire i servizi sportivi per tutto l'anno è di circa 2 milioni di euro. Ora, io ritengo che in questa situazione siano richieste sproporzionate. Colleghi, io ho presentato degli emendamenti anche col collega, ovviamente, Bertola e Greco Lucchina, e lo vedremo dopo e li discuteremo nel merito. Però ora è tempo di scelte. È tempo di scelte perché noi dobbiamo decidere cosa privilegiare, perché le risorse non sono infinite, anzi, sono sempre meno. E dobbiamo decidere se privilegiare ai cittadini, o meglio, dei servizi ai cittadini, come citavo prima, oppure degli grandi eventi che una volta passati lasceranno il ricordo di una ricca cena, di una bella festa da pancia vuota, e sicuramente avranno una ricaduta nell'immediato, ma purtroppo la situazione è quella che è e le risorse sono scarse. Allora io penso che noi dobbiamo oggi, votando gli emendamenti, e non mi sento che l'emendamento presentato dalla Giunta in realtà traduca effettivamente queste priorità in atti deliberativi, perché non sono emendamenti che vanno a decidere quali spese includere e quali non includere. Io penso che oggi noi dobbiamo votare degli emendamenti, avere il coraggio di dire dove vogliamo tagliare e cosa vogliamo andare a coprire, perché non avremo le risorse dello scorso anno. Per noi, come abbiamo tradotto in questi emendamenti, assumendoci la responsabilità di tradurre delle risorse che vengono dedicate al welfare e all'istruzione in tagli che vengono tolti, ad esempio, dal padiglione Expo o, ad esempio, 1.100.000 da Torino Capitale Europea dello Sport, è tempo di scelte. E quindi noi voteremo questi emendamenti perché cerchiamo di tradurre le priorità in welfare, istruzione e i servizi che riteniamo essenziali e più importanti rispetto ai grandi eventi. Guardate, consiglieri, io capisco lo sforzo in qualche modo di rimandare la scelta, perché l'emendamento che viene proposto dalla Giunta è un rimando, non si prende oggi la scelta, ma io penso che la scelta vada presa oggi, perché non ci saranno più quelle risorse. E guardate, poi ci sarà solo più un piangere sul latte versato. Ci stanno chiedendo di dibattere questa cosa. L'anno scorso ci siamo tutti lamentati del fatto che siamo arrivati in una situazione in cui non potevamo più decidere, perché in parte le risorse erano state già allocate. Bene, oggi è il momento in cui il Consiglio Comunale può e deve assumersi le sue responsabilità, presentando emendamenti in cui vengono garantite da qualche parte i tagli e dall'altra parte invece dei servizi.